Ok, controllala. È una moneta di metallo. Una moneta, ok, guarda. Confermo. Adesso facciamo sparire, sei pronto? Poi sì. Lo facciamo sparire per loro, guarda. Pronto? Il citofono? Ma sei un coglione. È sparita però. Hanno citofonato, mi sa. Sì, hanno citofonato. Ce lo sai che so Dynamo? Ce lo sai che so Dynamo? Stiamo già riprendendo. YouTube è morto, cioè siamo tutti d'accordo. Questo YouTube è morto. Ah sì? Quando? Sì, quando è successo? Mezz'ora fa. Mi sembra tipo che serve solo a vedere gli highlights della serie A, i video dei comici e quello youtuber ti piace a te e basta. Ah, tutti i nostri collaboratori di YouTube, noi ci dissociamo da quanto ha appena detto Faccia Stampa. Allora, io ho copiato dei format dai Poi c'è Cattelan e da... Bravo. E da Muschio Selvaggio, anche da Luis, per farvi delle domande divertenti perché a me non venivano. Ok. Per tranquillizzare tutti, il video è stato girato prima del Covid. Ok, quindi possiamo, quindi possiamo toglierci la mascherina. Possiamo toglierci. Vedi, no? Questo lo aveva su YouTube, su Instagram. Di base l'idea è questa: metterlo su YouTube per non farlo vedere a nessuno. Cioè, quindi lo metto su YouTube come per salvarlo. Quando io lo voglio tipo vedere, tipo archivio. Esattamente. O per mandarlo ai parenti. Poi taglio le parti che mi sono piaciute di più dove urlate. Lo metto su Instagram. L'idea è di fare la storia di uscire il video e metterlo swipe up a un video di altri. Ah, ok. Nel mentre che giro per YouTube devo girare per TikTok perché... Faccio vedere come funziona. Matteo, però non è mai stato su TikTok. Non sei mai stato su TikTok? No. Puoi entrare? Zio, c'è un limite fisico, non... Si chiama verticale, vedi qual è il problema di TikTok? Fai solo Matteo, guarda, tanto non ne frega un cazzo di nessuno. No, tutte queste cose è per fare questa cosa qui, guarda. Hai visto? Sì. Cosa? Okay. Che hai soffiato sulla mano. Perché esattamente dove l'ho messo. Questo, cioè quella cosa lì era per fare questa cosa. E tutta l'analisi Tata no, sul cringe. Ma anche merda, la nuova stagione. Anche perché esatto, cioè. Ma che cosa abbiamo visto? Zio? E adesso? No, questo qua. Ah, 160.000 follower così. Pensa se facessimo anche vedere quanti follower. A me fa ridere, considera. Cioè io non vedrei un mago che fa cose del genere. Allora, dicevo, il mio video con più visualizzazioni su TikTok. Allora guarda una pallina, la metto qua. Sì. L'altra la metto qua. Sì. Faccio così. E le palline si sono invertite. Io ti odio. Beh, è pazzesco. Bello, dai, dammi una mano. Allora facciamo così. Una la tengo io. Sì. L'altra la tieni tu. Chiudi forte. Chiudo forte. Poi se lo soffio. E la mia scompare. Apri la tua. Vedi, a tutta forza quando succede. Perché? Perché ci devo rimanere male adesso? Questa parte la tagliamo perché le magie non interessano a nessuno. Comunque ho capito qual è la tua tattica da adesso in poi. Cioè tu abbassi tantissimo le aspettative. E poi fai una cosa che uno pensa che tu sia un coglione. E poi dopo sei un po' meno coglione. Esatto. E dici, vedi. Bello, mi piace. No, facciamo una cosa, Marco, vieni. Stai prendendo pure Marco? Sì, c'è pure lui nel video, ok. C'è pure lui nel video. Dammi la mano, dammi la mano. Allora, qua metto un mazzo di carte formato solo da carte dispari. Qua solo carte pari invece. Ok, okay, Marco, vorrei che me ne dessi uno. Un mazzo. Ok, quelli dispari, giusto? Dispari, ok, sì. Le metto qui. Metti vorrei qui. Che aprissi quelle pari. Ne prendessi una, quella che vuoi. Ok, falla vedere. Bravo, non le fatti cadere. Bravo. Marco, che carta hai in mano? Devo dirtela. Quella che vuoi, da poker ovviamente. Due di picche. Ok, butta tutte le altre carte. Allora, che cosa succede? Qui ho un mazzo di carte. E Marco ha il due di picche in mano. E... No, ho sbagliato, perché praticamente ogni tanto gioca uno. E ho messo le carte da mago con quell'altro e qua ho portato... Quelle da uno. Esatto, quelle da uno. Però in mezzo al mazzo una da poker l'ho lasciata. Okay. Uno da la devo lasciare. La devo prendere. La devo prendere. Faccio della matta Bruno. Sì, quella della matta Bruno. Ed è il 2 di picche, okay. Mortacci okay, tua. Ok, adesso basta ragazzi, smettiamola. Tanto la gente dice che qua siamo d'accordo, come, quindi è inutile. Come è possibile? Ma basta con la magia, Marco, mi interessa. Che schifo la magia, tieni, scusami. Avevo dimenticato il rancore che provo nei tuoi confronti. Non ti vedevo da tanto tempo. A saperlo non mi invitavi, cioè non immaginavo. No. Io mi sono scritto delle domande, non so se vuoi. Vai. Allora, questa è la cosa più bella che ho scelto di copiare, tra le cose che ho voluto copiare. Vabbè, io dico due cose. Voi ne scegliete una e l'altra scompare per sempre. Nel mondo? Nel mondo, sì. È semplice. Ok. Ok, allora partiamo facile. Sì. Sto in fissa, accette. Sto in fissa. Però le accette sparisco. Accette. Però è troppo importante per me dire sto in fissa. Ok. Trappo indie. L'altra scompare. Vabbè, ti prego. Ti ma prego. Sai che ti posso dire? No, io sto salvando la trappa. No! Hai salvato la trappa.
Oh, l'Indie non esiste più. Ma non è vero. È finto. Siamo nel centro dell'Indie. Ma lì il centro dell'Indie che è qua, merda. Vabbè, andiamo avanti. Prima impatto. Okay. Tre querelle. YouTube o Instagram? Instagram. Okay. Così tieni Instagram. Ah, scusa, son coglione. Ormai è finito, ormai è sparito YouTube. Io dico YouTube, così ritorna. Okay. Chiara Ferragni o Charlie D'Amelio? Charlie D'Amelio. No, aspetta, salve. Madonna. È tosta. Ti dico solo che lei l'hanno chiamata per girare Stranger Things. E hai aperto TikTok l'anno scorso per farti capire il mood di lei. Però Chiara Ferragni comunque c'è ballata. Capito, Chiara Ferragni, porca vacca. Puoi scegliere, puoi scegliere. Posso eliminare Matteo Bruno? Salvo Charlie D'Amelio perché è più giovane. Ok. Quindi c'ha più futuro davanti. Però magari se fallisce, ha più possibilità di fallire. Però non me ne voglia Chiara Ferragni, però insomma, salvo la gioventù. Ciao Chiara. E non so chi sia. Ma mi dispiace. Salva Chiara Ferragni, scusa. È orgoglio italiano, Chiara Ferragni. Bravo. Ah, ma lui non sa chi è Chiara. Io non so. Ma lui non sa chi è Chiara. Chi è Chiara. Chi è Chiara. Salva Chiara. Comunque vado in forma di cazzo. Luis o Yodobi? Luis. Ma Luis oggi, cioè... No, sì, Yodobi al top e Luis al top. Ah, Yodobi al top e Luis al top. No, perché io ho detto, volevo prendere due influencer youtuber che hanno fatto, tra virgolette, la storia nel loro momento di agio. Ma anche Yodobi adesso, io dico. Yodobi. Invece dico Luis. C'ha quel filo di autismo che lo aiuta a essere geniale. Mi sembra proprio quella follia un po' da... C'ha dei problemi. Che sembra una cosa completamente a caso, sì. Però... C'è una struttura. Sì, no, io sono fisso, cioè. No, è arrivato nel tempo a capire quali problemi evidenziare e quali no. Come sfruttarli, esatto, i problemi. Cioè. Secondo me parte dei suoi problemi escono fuori a montaggio. Dici? Sì. Però l'idea tipo Beirut a Beirut era figa pure senza montaggio. Per quanto sia un montaggio semplicissimo quello di Luis, perché anche quando fa le cose di VFX dove attacca la sua faccia in giro, sì, sono fatte tecnicamente male, però non è che sia sbagliato, è cioè, proprio che vuole che sia così. E quindi quello lo rende ti originale. Crea tutta l'aspettativa Beirut a Beirut, senza il montaggio non sarebbe quello. Un po' come me quindi. Che dobbiamo fare? Ha postato un gioco nuovo. Ah. Tieni. Grazie. È un uovo. Ma quindi l'uovo si è piaciuto di quella cazzata? Sì. Un gioco nuovo. Vai, prendine uno a te. Quella che poi la guardi la ricordi, la fai vedere anche a loro. Se vuoi farla vedere a Marco bene, anche se lui sta con me. Ah. Ci sei? Sì. Ok, la metti qui. Allora, ho portato una macchina. Praticamente cosa devi fare? La macchina passerà sopra le carte, tu ci metterai il dito sopra e la spingerai. Vieni, Matte. Mettici il dito sopra piano piano e scorri. Scorri piano piano, fino a che non senti qualcosa. Anche più piano, più piano, più piano. Vai, scorri, scorri, fino a che non senti qualcosa. Si è fermata? Ho sentito qualcosa, okay, si è fermata. Fermata. Okay. Anch'io dato. Però fermo. Leva il dito. Si è fermata su troppo. Cioè è in zona troppo. È una zona. Facciamo... Ok, via queste. Vabbè, ma sei stato anche... Troppo? No, vabbè, ma va bene. No, per essere più... Sì, è giusto. Sì, c'è un margine pazzesco. Vabbè, non c'entra. Facciamo così. Di nuovo col dito. Sopra. Vai. Fino a che non inchiodo. Hai inchiodato? Sì. Lì? Sì, hai inchiodato. Che carta avevi scelto, Matteo? Il 7 dei pic. Il 7 dei pic. Spero sia quello, ragazzi. Se no a colpa di amore. No, perché? Però perché? La magia ha fatta la macchina, qua te c'è trincato. No, l'ha fatta Matteo. Senti, ho portato un gioco di levitazione. Vai. Raga, non si ferma più però, capite? Ho portato un gioco di levitazione. È così, vedi? Sale. Bravo. Tra l'altro la cosa più bella di questa cosa non è tanto questa cosa ma questa. Beh, lo voglio. Ma 20 euro. Ah, ma è una saliera. Tanto lo sta a vendere. È così che fai stare in passato. Vende le saliere. Saliere che fanno questo. Ho scelto un tot di personaggi del web per farci vedere. Non dico chi sono e poi dite una parola. Il cazzo che vi pare. No. Non è un'opinione. Allora lui è il primo. Beh, non ti piace? Io non. Senza far capire. Io lo seguo, però mi fa ridere quando interagisce con lui. Ok, ma quindi si può dire che hanno collaborato? Si può dire sì. Più che altro sento della vicinanza con questa persona. Cioè, secondo me la collaborazione, quella veramente figa, deve ancora arrivare. Sì. Giusto, molto. Madonna, giusto. Quanto mi fa ridere. Più che sul web, okay. Nella vita reale, una delle persone che mi ha fatto ridere fino alle lacrime. Ah, ok. Perché io l'ho conosciuto. Dopo aver conosciuto, ho visto i video mi sembravano noiosi perché parla solo di banche. Beh, però secondo me è uno dei pochi che usa la piattaforma di YouTube in maniera giusto. Figa per i giovani. Sai chi è? No. Dai. Il gatto o lui? No, lui. Beh, sicuro fa trap. Sì. Fa trap? Sì, ma è tipo più trap della Dark Polo. Ok, non sanno chi è Savo Bulli, ragazzi, segnatevelo. Però posso dirti
che hai un gatto, quindi tendenzialmente non mi piaci come persona. Questo è un ottimo metodo per valutare le persone. Beh, lui è un coglione. Sì, sì, sì. No, lui sì, sì, cioè... No, ma io lo so, Guglielmo Scilli è un coglione. Ah, sì, quello... Guglielmo, ragazzi. Non lo seguo, lo odio, okay. È pessima persona. Non credo che lui guardi video. È orribile. A maggior ragione. Lui fa solo finta di essere una bella persona in video. In realtà è un mostro, un mostro. Ok, ok. Mi hanno detto che non possono guardarlo negli occhi chi lavora con lui. E vabbè. Beh, lui è... pelato. Ma date non far ridere tutti, ho fatto di apposta. Cioè, a me fa ridere. Sicuramente alcuni. Far ridere pure mio padre, mia madre e mia zia. Però quello è il problema. A me fa ridere più lui che Brignano. Ah, Brignano. Attento. Brignano mi fa ridere, però secondo me come persona lui è più affabile. Come persona? È più di pancia, sì, lui. Quindi c'è, cioè, vado a mangiare una pizza, devo scegliere, sì, un comico. Ok. Ok, no, sono finite le domande. E quindi? Peccato. È finito il video. Anche un video. La cosa che mi fa più ridere dall'esterno della Simdogs è che sembra che non lavorate. No, ma noi infatti non lavoriamo. Ok. Cioè, no, prima di conoscere, secondo te, cazzo, ma quanto tempo è stato a girare sto video, scusa? Secondo te gente che lavora te faceva venire qua a fare sta roba? Io ho dedicato l'intera giornata a questo. Questo, no, grazie. Vado dall'estetista a farmi bello e non vedi. È l'inizio del video, io ho dedicato l'intera giornata a questo. Esatto, esatto. Io non lavoro. Cane secco mi dedica tutta la giornata. Questo è il titolo. Diciamo così, ok, dai. Io non sono capace a chiudere i video. Energia. Lo chiudo io? Dai. Lo chiudo io. Tu sei, allora, sei il maestro a chiudere. Visto che il buon facce qui non è capace a chiudere questi video, se avete visto questo video, bravi, vuol dire che usate YouTube come piattaforma. Bella conclusione. Se invece non avete visto questo video, vedetelo. Allora io penso che quelli che vedranno questo video potremmo incontrarci. Entreremo tutti in questa stanza. Perfetto, giusto. Quindi mettete un like e condividete questo video con tutti quelli che non usano YouTube, così imparano a usare YouTube. Ci vediamo nel prossimo video. Adesso tornate ad usare i giradischi. Esatto, esatto. Tornate ad usare i giradischi e i telefoni a gettoni. E ci vediamo nel prossimo video in cui faccio sta magia. Farà. Taglierà in due un cavallo. Persone orribili, dall'altro, il cavallo, Gesù.